Allora, qui entro a mio conto con l'impronta digitale, qui sono già dentro al mio conto bancario, non è un tipico conto corrente, sono una cassa di risparmio. Allora, per ritirare i soldi senza la carta si fa in questa maniera. Si va qui in alto a destra e si mette l'opzione estrarre da questo conto senza la carta. Ecco qua, ritiro io, può ritirare un'altra persona. Ritiro io e mettiamo, facciamo 100 pesos. Facciamo così, continuiamo. E qui ci sono i miei dati, la data, tutto quanto. E mi dà un codice. Ecco, il codice è collegato a un codice token che è praticamente un codice di sicurezza. E allora cosa si fa adesso? Io sono già in banca e praticamente adesso vi faccio vedere questo. Allora, aspetta. Eccoci qua, davanti al bancomat, iniziare, start, e mi dice ordine di estrazione, quel codice che mi ha dato la mia applicazione della banca online, e mi chiede un documento, quindi dovreste farlo con il passaporto se non siete residenti di qua. Comunque io lo faccio con il documento nazionale che non ve lo dico. E andiamo su continuare. Adesso devo ingressare e inserire l'importo. Ho messo 100 pesos che sono circa 10, un po' meno di 10 euro al cambio normale. Confermiamo. E adesso devo mettere il codice, era questo qua. Eccolo qua, confermiamo. E qui adesso dovrebbe darmi i soldi se c'è disponibilità. Eccolo qua, sì. Il gioco è fatto, ecco qua i nostri 100 pesos che sono circa 1 euro, non 10 euro, scusate, sono un po' meno di 1 euro, 100 pesos in questo momento per il cambio al cambio ufficiale dell'Argentina. E qua infatti mi dà tutto il resoconto con il ticket, 100 pesos ritirati, documento, tutte queste cose qua.